continuo sempre a dire, questi trailer io da una parte li amo, ma per la stragrande maggioranza li odio tantissimo, perché sono quei trailer che sono tipo appunto grafica pompata, sono cutscene della madonna. Spero che però adesso facciano vedere un po' di gameplay, cioè, perché se no ti fa soltanto mood. Concord is a 5v5 first person shooter. Cazzo, davvero, un cazzo di 5v5, non 6v6, porca troia, ma vaffanculo, dai. Questa tipologia di giochi ormai sono stati talmente tanto fatti e rifatti, che a parte che prendono sempre la nomea di Overwatch-like, tipo de copione, e che poi campano un cazzo se non li gestiscono bene, perché non hanno capito che sti cazzo di giochi le persone giocano a quei 4, giocano a quei 4 giochi a squadre tot versus tot, devi gestirli bene, perché se no si cagano la wallera dopo mezzo minuto. Questo sembra Overwatch, proprio a guardarlo anche così. Here's the very first look at the gameplay of Concord. Oh, meno male, almeno. Ah, guarda Anna. No, questo è McCree, si schiva in McCree. Guardalo, No, strano. C'ha pure la schivata. Lascia la stun. C'è... Vedi perché poi mi incazzo da una parte? Perché giustamente tu, se poi metti una sorta di gunslinger con il revolver, questo non è che può fa... cioè, spara, arraffica e al massimo gli metti qualche gadget, no? Fagli qualcos'altro, Dio Cristo, no? Cioè, vai da un'altra parte. Porca puttana, l'unica che può mirare... Se io vi facessi vedere del lampo, no? Sto frame, voi pensate che quello è Winston, eh? Per chi magari non ha mai fatto un po' di disegni e cose varie, la prima cosa che a voi vi insegnano è... Quando fate qualsiasi scena, personaggio e cazzapippolo, studiate prima la silhouette. Perché la silhouette, bene o male, colleghi direttamente che cazzo... È Winston! Proprio Winston, 1-1. Per carità, da una parte lo capisco, perché non è che in sti giochi chissà che cazzapippoli puoi fa, no? Cioè, è proprio là la difficoltà di sti giochi. Vabbè, soldato. Se ti intriga di più il mood e l'ambientazione, te viene da cambiare o che li bilanciano di più, perché ormai Overwatch è diventato quel che è diventato. Però ripeto, alla fine sti giochi, col fatto che sono dei giochi a squadre, no? Cioè, una squadra contro un'altra squadra, tu alla fine dei conti andrai sempre a parare in mezzo a degli archetipi, no? Cioè, per quanto tu puoi provare a cambiarli, a fare le cose e compagnia, per come proprio è strutturato il tipo di gioco, avrai quei ruoli e quei tipi di ruoli, la maggior parte delle volte avranno delle skill molto simili, no? Cioè, se tu hai il tank di turno, il tank di turno non è che se può mettere a fare chissà di che cazzo può fare. Se prende i colpi, mette scudi, se mette in mezzo ai proiettili rispetto ai compagni. Quando c'hai i DPS c'hanno un sacco di mobility, fanno male come una madonna. I support magari c'hanno gli sniper, c'hanno le cose un po' peccura. Esatto, il tank con il cecchino la vedo difficile. Poi, per carità, in questi ambiti esistono cose molto differenti, come i MOBA, dove ci stanno tipo 27 miliardi di eroi, ma anche se tu vedi un Smite che c'ha tutti i vari dei con 18.000 skill. Però appunto, quando tu fai un FPS è difficile, perché rischi di fare o delle cose, dei personaggi troppo overpowered rispetto ad altri, o altri che sono inutili, o altri che magari non si divertono, tra virgolettoni, e compagnia. Quindi vediamo come se lo gestiscono, e magari con la calata che ci stava avendo Overwatch se lo magna, ma non credo. We leaned on the strengths and background of our team to make a tight, well-balanced FPS. Sta frase ne è messa a cazzo, eh? Perché qua è la furbata de sogno. Sapete qual è stata? Il Overwatch sa sta pian culo fortissimo. Infiliamoci noi in mezzo mettendo un gioco a squadre FPS meglio gestito. Magari ci rubiamo la fanbase, no? Precise, visceral shooting and expressive ability. Ecco, se diventa invece un FPS più controllato nelle sue meccaniche, nel suo, insomma, gestirsi le cose, non diventa purtroppo come Overwatch per un periodo era diventato un ammucchio di laser, effetti, bombe a mano, Dio Cristo, AOE, se capiva un cazzo quando combattevi, ci stavano i raggi che erano attaccati tra 27 persone. Cioè, diventa qualcosa di più veramente tattico, inteso il io ho la mia mossa, devo utilizzarla bene, mi devo posizionare bene e compagnia, diventa magari pure interessante. There are healing pads, bullet blocking domes, explosive traps, lane blocking walls, all kinds of ways to support your team or disrupt your enemy. Questo è letteralmente un mischiaticcio tra Valorant e Overwatch, eh? Tutta sta cosa dei muri, dello zoning e compagnia è tremendamente Valorant. Ripeto, potrebbe essere un bel cross interessante se se lo gestiscono bene, però è difficile, eh? Every week when you log into Concord, you will be welcomed with a new cinematic vignette that will give you a chance to see our characters off the job.
They will feature ongoing narrative arcs that grow the character. Qua invece stanno cercando di fare la botta alle divers. Il guardate che la trama, tra virgolettoni, il mood e compagnia andrà avanti col tempo, piano piano, ogni settimana, quindi bisogna giocarsi. Però questa è una di quelle cose che se tu sei il divers che da mesi e mesi fa la madonna di player, ok. Se tu dall'inizio poi cominci a perderteli, quelli non tornano perché dicono tanto a me che cazzo me ne frega più della storia, no? Tre soltanto PlayStation 5, vabbè. È stato un piacere, bella la pelata, bella sta pelle da lucertoloide, bella l'emo, ma è morto io l'ho messo qui.